Ci siamo ritornati non mi ricordo quale episodio, ma adesso riprendiamo e io ancora devo montare l'episodio di ieri. Comunque, riprendi. A Jericho non ha rispettato. Di merda. C'era uno col LED rosso, non so perché, ma vabbè. North neutrale. Josh neutrale. Non possiamo più Simon. stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Mamma mia, guardalo, guardalo qua com'è tutto elegante. Studieremo il piano nei minimi dettagli, non possiamo lasciare nulla al caso. Ok. Accendi il 47° piano, richiede accesso alla reception. Ok, non mi interessa. Allora. Abbiamo due androidi e qua un'umana. Leggiamo l'umana. Ok, uno smartwatch. Elizabeth Wilson. Ho una figlia. Ok, gli altri due. Tagliando parcheggio. Piano meno 3, posto a 21. Questo cos'è? Domicilio? No, va bene. Chiamiamo. Parla con Elizabeth Wilson. Signora Wilson, scusi il disturbo. Sono Mike del parcheggio. C'è un problema con la sua auto. Problema? Quale problema? Qualcuno l'ha urtata. Sanno poi Meglio se tanto. viene La a fottia. vedere. Sta scherzando? Oh, va bene, certo. Arrivo subito. Ok. Ora che abbiamo fatto l'umana, possiamo andare dall'androide. Salve, posso aiutarla? Questa era quella che Ho un appuntamento col era. signor Peterson. Ha un documento? Sì, La ma certo. cosa. Alla polizia. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Grazie. Quindi devo andare di qua. Sicurezza superata, prendi l'ascensore. Vabbè, vaffanculo. Chiamiamo l'ascensore. Aspettiamo. Sono veloci, cazzarola. Il 2038, il futuro. Gli ascensori velocissimi.
47° piano. Allora, ciao, come sta? Salve. Oh, mamma, che è questa cosa? Allora, che dobbiamo fare al 47° piano? Trova il pacco nel bagno dei... No, non mi piace. Server room, eccolo, no, server room, la sala dei server. Come in inglese il bagno? Bathroom, mi sa. Dovrebbe essere bathroom, quindi questo. Sì, ma non è questo. Quello mi sa che è per le donne, tipo. Boh, non so. Quando non hanno una cazzo di cui lavorare. Questo sì. Trovato il bathroom, la stanza di Batman. Guardiamoci allo specchio quanto sono bello. Mamma mia, sono bellissimo. Allora, il bagno è questo, che è l'unico libero, l'unico da non occupato. Ok, arrampicati e arrampicati. Sali in cesso. Recupera. Prendiamo questo. Perfetto, usciamo dal bagno. Ok. Ciao, io sono addetto alla sicurezza. Niente, ciao. Bene, così. E ora? Trova l'androide della manutenzione. L'androide della manutenzione. L'androide della manutenzione. Oh, eccolo. Sei tu l'androide della manutenzione? Mi serve aiuto. Cioè, è il tocco magico, sto ragazzo. Ruba il carrello della manutenzione sempre. Sempre tutte cose manutenzione. Ok. Sonno, ci posso fare. Sblocca l'uscita di emergenza. E dov'è? E dove sarebbe questo? Tanto tutti che lavorano, oh mio Dio. Allora, studio 1, studio 2. Allora, questo qua è sempre bathroom. No. Che cazzo è il bagno? Affanculo. Bagno, senza dimenticare, senza... Eccola, ho visto la cosa verde. Well, di sicurezza, la porta di sicurezza. Mi sa che è lei. Apriamo sta porta. Uè, ciao North. Seguiamo North. Dai North. Ecco te. Dai, cammina, sono qua. Martha, dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. Allora, attiva le guardie, lontano dalla porta. Vediamo anche cosa. È un distributore oppure... Sai cosa vorrei? No, questo è il libro. Vabbè, sono il distributore, possiamo fare, mi sa. Almeno, poi io trovo per lei, non lo so. Ma lo metti, su, ma lo metti io. Che pezzo di merda!
Ok, comunque fino a 3 secondi fa non c'era nessuno, sono arrivati adesso. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente, controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Controlliamo la porta. Oh, chiudi. Va bene, nessuno entra, non ti preoccupare. Lascia. Apri. Posiziona. Prendi la sera laser. Grandissimo Marcos. Tira. Perfetto, fatto. Con calma, con delicatezza. Prima le signore. Attimo la signora. Allora, se mi fai fare... Ok, ferra. Spalta. Bene. Ora posso muovermi, posso muovermi. Madonna, raga. Madonna, che figa sta cosa. Sta scena è bellissima. Guarda qua. Non posso pure spostarmi. Devo andare per pronto. Ma che cosa non è sta scena, raga? Che cosa non è? Hai allora mangiola. Siamo arrivati, mi sa. Non vuole che laser. Ok. Taglio di nuovo. Ok. Stai bene? Non dovrei? Forza, raggiungiamo comunque. Chiama l'ascensore. Chiama. Ciao. Velocissimi gli ascensori però, raga. Ok. Ok, facciamolo. Rompi la serratura della porta di servizio. Posiziona. Attiva. Oh. E mo? Raggiungi il corridoio d'accesso principale. All'ascensore principale, ok. Ok, allora come vedo la guardia? Niente morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Proviamo se vado dai. Vabbè, vaffanculo. Ma che ci fai qui? Niente, tranquillo. Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso? No. Che stai facendo? Dai, su. E non vi uccidiamo.
bam bam. Siamo troppo forti. No, è inutile fare morti. Aggiungi la sala di trasmissione. Perché poi l'opinione pubblica già che ci odia, figuriamoci se ammazziamo due guardie. Allora, aspettiamo fuori. Che campanello bellissimo. Mani in alto, penne in vista. Forza, andiamo. Ordina a tutti gli operatori di allontanarsi. Allontanati. Oh, oh. Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No. E qua non potevo fare niente, da qua dovevo sparare per forza. Non avevi altra scelta. Non avevo scelta, sì, perché... Registriamo il messaggio. Non avrebbe chiamato le guardie. Inizia il discorso. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Ok. Marcus, la tua faccia. Rimuovi la pelle. Dimmi quando sei pronto. 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 Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. E vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Chiediamo esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo dei salari adeguati per il nostro lavoro. Diritto alla proprietà privata. Chiediamo il diritto alla proprietà privata per garantire la nostra dignità e quella della casa. Era piccolissimo, non avevo un caso. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Usciamo da qui. Ok. Allora, abbiamo fatto un buon lavoro con scegliendo le parole. Però l'opinione pubblica non lo so perché non è salita, perché non siamo andati tipo nervosi, ma pacifisti, quindi boh, non capisco. Congratulazioni, Marcus. Grazie. Sei entrato nella storia. Però porca merda, no! Ora che diranno quelli che abbiamo ammazzato due guardie? Cazzo! Mi sono fermato, no? Sì, che abbiamo ammazzato una guardia, ora che cosa diranno quelli di... Non dovevo ucciderlo, cioè, perché ho pensato di più a Nord, che già interrompiamo i nostri programmi. Si era arrabbiato per il fatto che noi non abbiamo salvato. Informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando
il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Questa operazione ha causato una cazzo, lo sapevo. Video dell'emittente. Ostile, porca troia. Raga, dobbiamo recuperare con l'opinione pubblica, raga. Il programma era in diretta. Qui tutti noi siamo ancora sotto shock. Se il messaggio fosse autentico, dobbiamo rimediare. Gli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio il degli messaggio androidi. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra e ci costringe a domandarci qual sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o con un gruppo organizzato? È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Ma no! Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci ma sì. delle macchine? Non dovevo ucciderlo, raga, non... Perché ho pensato, se lo lascio va a chiamare le guardie, ma non ci ho pensato del perché poi... Andavamo, ce ne andavamo subito. Perché potevo fare, perché potevo lasciarlo in vita, cazzo. Il parapetto. Scusa, se non raggiungevo il, come si chiama, che succedeva? Tipo mi ammazzavano. Comunque salto. I media reagiscono, il gruppo fugge. Come poteva finire, scusa, scendevo. Vabbè, andiamo avanti, va. Cioè non dovevo uccidere, perché l'ho ucciso? Perché? Perché l'ho ucciso? Non lo so. Se qualche giorno dovrei rigiocarlo, non lo uccido. Tanto poi raga, poi facciamo una specie di miniserie, non penso una miniserie, penso due video, su quello che ho scelto. Quello che ho scelto, ma non quello che ho scelto. Quello che è... Salve Connor. Pensavo gradissi una gita. Che poi pensavo. Beh, poi ve lo spiego, raga. No. Tipo, come posso dire? Le scelte opposte a quelle che ho fatto io. Poi facciamo questo tipo di. E andiamo. Ok, ragazzo, giardino è fighissimo, io lo adoro. Amo questo posto. Lo so pure io. È così bellissimo. Calmo e tranquillo. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava Fanculo. Che stessi quasi per fermarli. Volevo dire, due rapporti con il tenente Anderson? Assente, Connor. Assente e turbato. Ah, non me l'ha detto. Pensavo di sapere che cosa fare. Non gli posso dire niente, ma dai! Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Sì. Parli tu perché tu non c'eri. Mi presenta un'altra cosa, porca puttana. Non gli posso dire un cazzo. Perché non l'hai fatto? I devianti ci servono intatti per le analisi. Sparare sarebbe stato inutile. Se l'indagine non ho due cose, abbiamo detto, due cose le abbiamo fatte incazzare. Potrei rimpiazzarti, Connor. Non ti permetto. So che posso farcela. Dai. È solo questione di tempo. E non tuono. Sta accadendo. Vabbè. Qualcosa di serio. L'altra volta pure. Presto, quando il cielo era solo un tuono. Il tempo corre. Vabbè, il tempo corre, sì, ok. Sei tutta pazza, raga. Io ve lo dico io che sei tutta pazza. Tutta deficiente. Stratford. Come?
comincia a innervosirmi con quella moneta. Dai, che ho rotto il cazzo. Mi scusi, tenente. Hank, amico. Oh. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì. Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci su. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di quattro androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Sì, fammi andare. Non ancora. C'è troppo da fare. Ci andrò io poi. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Ho sbagliato qua. Io qua ho sbagliato. Non dovevo sparargli. Perché ora l'opinione pubblica è ostile, porca puttana. Ora il decesso alle 13:55. Fanculo. Un addetto della stazione. Colpito alle spalle mentre cercava di scappare. Un proiettile dritto al cuore da 50. Vabbè, sì, interessa. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Ecco. Sono l'androide della Cyberlife. Lo dico sempre, ragazzi. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Sì. Dopo ciò, beh, che è successo? Non me ne frega, okay, un cazzo. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Vabbè. Che testa di cazzo. Esatto. Lo stavo pensando io. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Vabbè. Diamo un'occhiata in giro. Allora, possiamo riprodurre, possiamo andare lì, possiamo andare qui, possiamo andare di là. Dimmi e basta, queste cosa. Cose possiamo fare, okay, la riproduciamo. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di RA9? No. I devianti credono che RA9 li libererà. Poi Lud ci ha detto che RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Ma non siamo i primi che ci risvegliamo dopo la nostra disattivata, dopo la nostra presunta morte. Unità occhi del blu, porta di ricambio. Questa è la porta originale perché il diviente aveva dei complici. Cioè tu guardandogli gli occhi tu guardandoci gli occhi capisci che il deviante aveva dei complici. Ah, guarda il riflesso. Wow, ma no, che figo, ragazzi. E qua non si vede. Qua si vede. Madonna che figa. Oh, ecco. RK, non vedo niente, con quella cosa dietro. RK200, prototipo. Diciamo come Marcus, dono di Elijah Kamsky e Carl Manfred. Hai visto qualcosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa. No. Niente. È anche qualche sospetto comunque. Sospetto di non so che cosa però, perché noi non sappiamo ancora se siamo devianti o no. O se ci diventeremo, ma non penso comunque. Ti ho detto anche lui, io so che cosa sono, faccio backup, cose, cioè. Che l'androide ha suonato? Devianti non hanno fatto irruzione, hanno suonato semplicemente. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Hanno semplicemente suonato. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare?
Non hanno controllato le riprese? Gira. Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento. Vabbè, dopo non sapevamo che altro farci. Vabbè, dopo ci faremo un salto, vediamo cosa. Mi diceva pure che qua c'è qualcosa, è un cappello. Berretto, mi proprio non è rubata, ok. Perché la mi diceva Rof, boh, non lo so, access. Qua cosa c'è? Esamina. Ok, il discorso è stato girato qua. Sopra, vediamo. Appena scendo, raga, vedo se posso interrogare quegli androidi che sono in cucina. Allora, apri la porta. Già ho visto qualcosa. Sono arrivati in cima all'edificio. Sì. Hanno superato le guardie e sono saltati giù col paracadute. Sì, ma abbiamo sentito una prestazione, niente male, cazzo. Siamo troppo forti, beh. Allora, analizzo. Come hanno fatto a portare dentro una borsa così grande? Non l'hanno fatto. È stato qualcun altro. Esamina. Allora, calzature d'ordinanza che vanno verso di là. Ok. E... oh, qua c'è qualcos'altro. Che cosa? Pistole. Arma di sicurezza. Ok. Sì, ma cosa dell'SBI devi levare? Allora, andiamo di qua. Allora, qua c'è un qualcosa. Che cos'è sta cosa? Che cosa sei tu? Ma qua inutilmente perché non c'è niente. Là c'è qualcosa, o è la porta, non lo so. Viene la porta. Andiamo a vedere, dove cazzo è Hank? Hank? Ci siamo persi, Hank. Ci siamo, ah no, eccolo qua. Pensavo ci eravamo persi Hank. Guarda. Allora, recap. Ok. Bene. Possiamo scendere, che devo interrogare persone. E la finiamo, che sto registrando un video. Ci sono tipo degli operai, non lo so, ragazzi, sono venuto bordello, aiuto, perché, vabbè, perché ho adesso. Non voglio chiudere la finestra, c'è caldo, ma io qua devo fare qualcosa. Analizza. La porta, la serratura di sicurezza wireless, ma l'ho messa. Ovviamente mi hanno messo la porta. Apri la porta. Andiamo a interrogare devianti velocemente. Siamo tutti innevati, ma va bene così. È anche tutto distrutto dalla neve.
E ancora i vestiti da hippie che gli ho preso io. Oh, eccovi qua, fratelli. Interroga. Ciao. Sono Marcus. L'androide della Cyberlife. Si presenta e dice sempre questa cosa. Valuta la relazione per la reazione per trovare il deviante. Allora. Dammi modello. Il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Grazie. Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Ah, ma ho capito. Ah, questi devo credere che mi hanno dato ordine. Ma erano due, non erano tre. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Raga, allora, se non erro, erano due, non erano tre. Quindi il terzo dove cazzo è spuntato? Comunque, testimone. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. L'Alzheimer, come cazzo fai? Sei un computer. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Torniamo a te. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto. Mi hai capito? E sondiamo adesso la memoria. Scusa, sondiamo adesso la memoria, no? Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Oh, proprio qualcosa. No, no, vabbè. No, 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 non volevo fare questo, sbagliato. Vabbè. Biocomponente numero 8451. Regola il battito. Volevo sordare. Senza questo modulo ti spegnerai tra esattamente 63 secondi. Potrei reinserirlo, ma tu devi dirmi la verità. Sei tu il deviante? Vaffanculo. Ah, pezzo di merda. Stai fermo, ti ammazzo il botto! Aia! Ah! Tua madre puttana! Figlio di bastarda! Non riuscirò a muovermi se non mi leva il coltello! Veloce! E vai con X! X tutta la vita! Oh! Dai, dobbiamo prendere il pompatore, il pompa, come si chiama? Il regolatore di Tyrium! Veloce! Dai! Nuovo! Veloce, dai! Quell'androide scapperà se non ci muoviamo! R1! L1! Madonna! Figlio di puttana! Bastardo maledetto! Ti ammazzo di botte! Volevo sondare la memoria fino al film, vaffanculo. Almeno abbiamo scoperto che è l'androide, dai. Dai, coso. Veloce. È un deviante, fermatelo! Uè. Prendi la pistola.
Bel colpo, Connor. Grazie. Volevo prenderlo vivo. Hai salvato delle vite umane. Hai salvato la mia vita. Il nostro Hank, il nostro carissimo Hank. Per ora senza prendere, senza che, cioè, no, perché no, cioè sì, perché non siamo morti, però no, perché così non otteniamo niente. Se è morto, come facciamo a farlo? Non possiamo più sondare la memoria, è danneggiata, sarebbe morta, oddio. Poteva finire in altri due modi. Cioè, estrella pistola, ah, c'erano altre tre cose, tipo c'era salva Hank e l'altro non lo so. Vabbè, comunque, raga, andiamo, vediamo cosa è. Ok. No, vabbè, raga, sacco qua, perché sennò per il video è troppo lungo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Bella, raga.